thank you Cari amici di Telegarda, ben ritrovati, ben ritrovati a questa trasmissione non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Spero sempre con interesse e con passione. Vedete che abbiamo mantenuto la promessa, cioè abbiamo riportato qui a voi Giovanni Monti, che abbiamo avuto modo di incontrare qualche puntata scorsa. Siamo davanti, non so se avete notato, ma qui c'è un quadro molto famoso che è la Gioconda di Leonardo e chiaramente eh, è una copia, l ho già detto quando abbiamo incontrato Giovanni qualche settimana fa che Giovanni è un bravissimo copiatore di eh, artisti famosi italiani e stranieri, abbiamo avuto modo di vedere Segantini, qualche quadro di Segantini e qui oggi abbiamo Leonardo. Ecco eh, Giovanni, ben ritrovato, grazie sempre di averci accolto il nostro invito. Dici qualcosa, vedo che è del 2004. Dici qualcosa di questo quadro. Questo mi è stato commissionato uno che voleva. Il mio quadro della Gioconda mi ha portato una bellissima riproduzione su di una rivista. Io l'ho copiato. Però quando ho cominciato a dire vieni che ti faccio un preventivo, ha cominciato a tirare indietro Ma i piedi. Ma quando è cominciato a parlare dei soldi, ha cominciato a tirare indietro i piedi. Allora, io sì. quando l'ho finito, sono sentito felice di tenervelo. Come ricordo, perché ci messo un impegno e mi è riuscito, cioè, su quella. libro lì che mi ha portato quel signore lì ce n'era su 74 copie di tutto il mondo: la prima è a Louvre, la seconda è al Del Prado, la terza è al Parlamento di, di italiano, e poi giù e giù, finché dopo ci ha fatto i Baffid da lì e giù e giù tutte le altre copie. Però. Buttando via la modestia per un secondo, tra la prima, la seconda e la terza ci stava dentro anche la mia oh, e io sono più che felice. Ecco, ricordi qualche difficoltà particolare? per No, 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 difficoltà, difficoltà ci vuole solo studio, pazienza, e, e con... per modo di dire, la, la, la faccia era tutta crepettata. Perché? Perché si è rimesso due volte, tre volte, tre volte, e allora dopo siete. Mentre la mano le ha fatte il primo colpo, quelle non avevano nessun segno di, di crepetatura, diciamo, se si può dire così. No, no, ma vernice, il termine ma. rende rende, rende l'idea della Senti, Giovanni, adesso, però, dopo aver parlato della tua passione, appunto, per questa particolare attività pittorica, io so che tu però fai anche qualcos'altro. Mi hanno detto che sei. Un abile, diciamo, artigiano del ferro battuto. Diciamo di tutto, io ho fatto, io ho una manualità, ho avuto una manualità estrema. Io ho restaurato macchine d'epoca, ho fatto serbatoio di moto antiche, parafanghi di moto da corsa, cioè, io avevo una manualità estrema. Girando con tra diciamo, noi i ramisti, i parolotti, vedevo come lavoravano, mi facevo gli attrezzi e ho fatto il rame a sbalzo. Ecco. L'insegna della, della, della Lega di Arco l'ho fatta io. Ah, ho capito. Per dire... Ecco, scusa, te disi, mi girevo dai parolotti, spiega ai nostri amici amanti sì. di dialetto cos'è il parolotto. Parole, uno che, che lavora il rame i, paroli, i, i paioli... I, che l'avevamo lì in via della Cinta, c è, c è. dove c'era una volta il, il lavatoio. Trabi. Andavo lì a copiare come facevano a lavorare e dopo andavo sì, a Che fra l'altro aveva continuato anche il figlio, mi ricordo. Sì, dopo... sì qualcosetta, sì, Poi dopo è andato chiuso, evidentemente, per, per, per motivi che, che io non so. Perché. Dopo ho conosciuto Gobi e lì mi ha trasmesso la passione per il ferro, il Gobbi, ferro sì. forgiato, perché ferro battuto oggi si, si piegano delle striscioline, si dà un punto elettrico, si chiama ferro battuto, ferro forgiato, forgiato cioè lavorato messo nel, dentro nel, nella della forgia, forgia, fatto venire a mille ecco, forgia, forgia? e dopo cambiato, cambiare la forma, ecco, la marzella. forgia è un vero e proprio forno, forno si chiude nel fuoco con il carbone apposta per, per, per la forgia ci rende d'utile il ferro e quindi lo si dopo può e Ma col lavorare. martello e l'abilità di chi lo usa solo a manec, è solo Manek che c'è a me e noi e cambiare forma a quello che si ha in mano. Allora chiudiamo questa parentesi del ferro battuto, ritorniamo alla pittura perché ho già anticipato forse nella puntata precedente che se Giovanni Monti è arrivato a questi livelli lo deve in parte anche alla moglie, la Maria. Angelini della stirpe dei bamboli, una, sì, una bambola. Allora vediamo se la signora Marina, perché qui vi dico subito, siamo nello, studio, nello studio di Giovanni, e adesso il Giovanni sta chiamando la moglie, vediamo se viene a farci visita, ecco che va a cercarla, starà Mia. facendo ovviamente qualche lavoretto in casa. Maria. Eh. Dai, ecco. Eh. La voce, eh. no. oh, <ride> no. Eccola la voce. qua. Maria, buongiorno. Prego. Maria, prego, ecco. Qua. ecco per i nostri telespettatori di Telegarda. Allora Maria, qual è il tuo contributo al lavoro di Giovanni? Sicuramente hai fatto. Non è che sei stata negativa sul piano, anzi, sei sempre stata propositiva, non hai sempre certo, cercato certo. di vedere. perché lui era molto negativo su questo, non mm. era sicuro di se stesso prima cosa perché lui diceva io sono capace di fare tutto come sono capace di fare niente okay. però quando è andato in pensione i suoi amici sia Paolo e Morgan e con tutto il contributo della URT le hanno regalato un cavaletto e, e dei colori da pitturare allora lui Così di sorpresa si è messo a pitturare. E il primo quadro mi sembra che sia stato fatto da Picasso, poi Werner, e, e dopo altri quadretti così. E per di più. Un quadro che noi eravamo andati in Tunisia, in, mi sembra e lui così si è ripreso e ha detto: Ma guarda che bel posto che è! E ha detto: 'Faccio un quadro al mio amico, come fuori presente c'è la fotografia'. E mi sembra che Paolo Morgan lo abbia, abbia. E, ecco l'abbia praticamente apprezzato. Da lì. E alla pittura sembra andare avanti e io come di famiglia che c'era il mio nonno Angelini Basilio che mi ricordo che era un amatore di segantini aveva un calendario e nel calendario i miei genitori Angelini italo ritagliava tutti i pezzettini dei segantini, che erano molto piccoli, e io da bimba li vedevo che erano incorniciati, e da lì io mi ero impressionata a vedere tutti questi quadretti, insomma dopo andando avanti mi sono sposata e andavo e sono andata a vedere negli anni 58 mi sei che io era una ragazza e ero eh, la, proprio la prima fidanzata di lui neanche fidanzata siamo andati a vedere questi quadri e io li ho visti quello che non mi piaceva era quella eh, delle mucche che era molto scuro molto scuro no? alla, stanga, Però, alla stanga, stanga ma molto scuro però eh, anche lì continuò a, a continuare la mia passione. Poi siamo andati all'estero perché, eh, insomma, con lui. Ma quindi stavamo, possiamo dire che questa passione è trasmessa a Giovanni? No, eh, sì, ma, ma lui se senza volerlo eh, l'aveva anche lui. Ah, ecco, quindi non hai fatto altro che aggiungere, aggiungere. passione a passione. Passione, già. passione a, a quasi familiare, si può dire. Ecco, ma c'è stato in questo tragitto. Qualche momento di crisi, qualche momento che hai dovuto dire dai Giovanni, ti devo. Ma le... certo, <ride> in principio, in principio, quando <ride> quindi... l'Ave Maria Trasbordo, ecco, era un quadro che mi piaceva molto, no? E mi ricordo che abitavo su all'Arciduca nella casa dei signori Carloni e dei signori Emanueli perché eh, la, un appartamento era della signora Anita Emanueli e l'altro era della signora Carloni che oggi è diventata casa Turini eh, eh, sì. no no, 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 no un'altra no, un ah, un è, un è stata comperata. io mi ricordo che avevo il mio nipotino piccolissimo e, e si è messo a fare eh, l'Ave Maria lì a Trasbordo io mi ricordo una sera quando faceva le pecore e non riusciva a darle quella sfumatura, quella della, sfuma, lana, della lana, beh, mi hai fatta rifare un sacco no, di cose. No, 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 non l'ho fatta rifare. No. E mi ha detto: basta, io non sono capace di fare niente. Le ho detto: aspetta domani. Domani è un altro giorno, per Bacow, ecco, messaggio. domani è un altro giorno, e di fatti, però, con pazienza, perché e le pecore sono state, son state finite sono state finite e poi sono andati avanti. Mi, mi sembra, ah, sì, quella delle capre. Anche. Ecco, ha fatto quelle delle capere che è venuto il signore del Rovoretto, quelle volevano, non mi ricordo... I bastoni. Bastoni. Quelle che fa la, la, eh. la, 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 la mostra a, a casa rurale. Ah, ho capito. Ecco, che le ha viste, che le ha viste, io le voglio comprare, le voglio sì. questo, le ho, ho detto no, tu lascia lì ho detto tu non dare niente a nessuno comunque insomma il contributo il è sempre stato costante, sì, costante. stimolo costante stimolo quindi costante. dietro sempre, sempre la moglie certo. alle mostre dappertutto, dappertutto. insomma eh, sì, deve essere stato così però la più grande cosa è ecco, stata quando, quando? Che io le ho detto basta i piccoli basta ah, quadri, quadri piccoli e quindi siamo tu andati tu sei all'altezza se non ci provi a fare altre cose più grandi Ma tu sei impazzita mi ha detto no e io volevo proprio l'angelo della vita che si sì, ha sì, due è. nomi insomma praticamente no perché sbagliano a chiamarlo albero della vita invece è l'angelo L'angelo della, della vita. vita io mi sono innamorata così e lui mi ha detto tu sei impazzita perché pensati che io devo fare tutti i quadretti, allargati, di difatti, si tutto le... il soggiorno per terra, con le carte. Con le... E lì la moglie non brontolava, però. Eh, no, per forza. Perfetto. Perfetto. Allora, Giovanni, eh. diamo che, voto che, diamo molle? Molle? Che, che voto diamo alla moglie? Che voto diamo alla moglie? Un bel 10? 110. 110 lode, mettiamoci le Grazie, Maria. Allora, non so se avete sentito eh, questa signora così, la bambola, eh, quindi di una stirpe In tradizionale. Dialetto della de, 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 via degli Stamfora, Angelini. di Angelini bene adesso eh, concludiamo come la volta scorsa con Giovanni che ci legge una sua poesia in dialetto sulla quale poi avrò modo di soffermarmi un attimo Santa Cecilia 2003 Trovarci tutti gli anni è una grazia grande i dispiacere i Cruci scorlarli da una banda noi di sta famiglia col presidente in testa Cant'è in Santa Cecilia, l'è la nostra festa, la novità di stam è il nostro direttore, ma Roma l'è il suo nome, versente che il nostro cor Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Ringrazio naturalmente Giovanni per questa sua partecipazione, naturalmente la moglie Maria, eh? così vivace e vedo tonica nei riguardi dell'attività del marito. Non posso non far notare questo quadro bellissimo che è opera di Giovanni, che è la copia di, del famoso dipinto di Giovanni Serratini Alla Stanga. Concludo come sempre facendovi notare alcuni aspetti formali della poesia che vi ha letto Giovanni Monti. Intanto approfitto per ricordare, siccome Santa Cecilia 2003, questa poesia ricorda il coro Castel di Arco non posso non ricordare che qualche tempo fa è morto proprio uno dei soci fondatori di, del Coro Castel, che è Mario Parisi. Quindi un ringraziamento a Mario, un caro saluto. Sono sicuro che è da qualche parte e da quelle parti lì ci saluta. Bene, allora guardiamo questa poesia. Intanto vi faccio notare le na grazia, quel na con l'apostrofo. L'apostrofo indica che è caduta una lettera, quindi sta per una. Devo dire che molti poeti delettali importanti, usano non apostrofare questo na. Alcuni mettono l'apostrofo, quindi rispettiamo questa libertà formale dei singoli scrittori. Scorlarli, ecco questo bel verbo, scorlar, eh, agitare, eh, buttar so' da una banda tutti i cruci, i dispiaceri, i crucci, scorlarli, gettarli, scuoterli. Poi sta, famiglia, sta con l'apostrofo, stessa cosa di na, Sta con l'apostrofo indica che prima sono cadute delle lettere. Questa, sta per questa. Anche qui non tutti gli scrittori dialettali usano mettere l'apostrofo. Poi ritorno ancora su un termine con un raddoppiamento che è nostra, sta per nostra. Poi beh, verzente, che, beh, questo verzente che, pensate, un po' a parola molto complicata per cui è indispensabile mettere l'accento tonico sulla E, sulla seconda E, e accento fonico chiuso. Verzente vuol dire apriamo apriamo lì il nostro cuore. Quindi verzente verzer o da o averzer sta per aprire. Il verzente vedete che ha anche l'apostrofo perché è caduta la a, averzente che. Poi nos, ecco, attenzione questo nos, anche qua un bel raddoppiamento, sta per nostro. Nos qui è meglio metterci l'accento fonico aperto, nos perché c'è anche la nos, ma la nos con l'accento fonico chiuso è la noce, quindi quando troviamo questa parola nos dobbiamo sempre indicare se è nos nostro o nos la noce, quindi è indispensabile metterci l'accento fonico aperto o chiuso. Bene, detto quindi, chiuso con quest'ultima parola l'esame della poesia, di nuovo un caro saluto, speriamo di non essere stati troppo noiosi un po' interessanti naturalmente vi aspettiamo alla prossima puntata grazie di nuovo grazie a voi e arrivederci grazie